Buon pomeriggio a tutti gli appassionati delle due ruote, a tutti gli appassionati di motorsport. Siamo al Mugello e poi a Misano per la Ducati Motorola e-Race, l'evento che fa parte del Motor Valley Digital Fest, che poi è incentrato su due obiettivi. Il primo, ovviamente, intrattenere, mettendo in pista allo stesso tempo contemporaneamente piloti reali e piloti e-sports, e poi sostenere l'ospedale Sant'Orsola di Bologna tramite la Race Against Covid, la donazione che potrete fare cliccando il link in descrizione. A commentarvi, a narrarvi le gesta dei piloti mondo simulativo, il sottoscritto Matteo Pietaccio, accompagnato da Alessandro Pietracatella. Buon pomeriggio anche a te, Alessandro. Buon pomeriggio a tutti. Allora, abbiamo in pista Danilo Petrucci, Pecco Bagnaia, Michele Pirro, Andrea Pirillo e poi i piloti eSports Andrea Saveri, Andrew ZH e Davide Gallina. Quindi una bella starting grid che può sicuramente far immaginare, far pensare, annunciare due gare competitive e due gare divertenti. Alessandro, io darei la linea a Davide Gallina, che tramite il suo giro ci illustrerà i tecnicismi e i segreti del circuito del Mugello. Andiamo con Davide Gallina a scoprire i segreti e i tecnicismi del circuito del Mugello, prima manche della Ducati Motorola e-Race. Sesta marcia, sesta piena per affrontare lo scollinamento che porta poi a curva 1, 341 km orari dalla sesta, si scala fino alla prima marcia. Attenzione qui la traiettoria che si deve spigolare per raddrizzare il prima possibile il mezzo, puntare alla Luco Poggiosecco sinistra e poi di nuovo destra, la prima delle tante varianti che sono presenti nell'autodromo del Mugello. Attenzione qui in uscita, vita fondamentale gestire bene il traction control per arrivare poi alla conclusione del primo settore e iniziare il secondo. Di nuovo sinistra e poi destra per la chicane Materassi Borgo San Lorenzo, si arriva a un punto fondamentale, Casanova Savelli, una velocità che si aggira intorno ai 150 km orari. Terza marcia, cambio di peso, da destra si passa a sinistra per impostare bene successivamente l'arrabbiata 1 e l'arrabbiata 2, una curva, un curvone che si affronta a 150 km orari, al quale ne segue un altro sempre nella stessa direzione, sempre a destra, intorno ai 200. Si scende poi per la Scarperia Palaggio, seconda marcia, una curva molto difficile perché in discesa e spesso possiamo assistere a cadute in low side, quindi perdite di aderenza all'anteriore. Terza marcia, quarta marcia, si scala fino alla seconda per il Correntaio, anche questo è un curvone a 180 gradi in discesa molto particolare perché ha varie interpretazioni. Sinistra destra per le chicane Biondetti, sinistra destra velocissimo, bisogna coordinare bene le linee in entrata e in ingresso e percorrenze poi ovviamente in uscita per arrivare poi alla Bucine. L'ultima curva si allarga in ingresso e percorrenza per poi stringere mano a mano, avvicinarsi al cordolo, alla linea bianca interna, arrivare sul traguardo a circa 300 km orari. Questo è il circuito del Mugello. Ci tornati in pista in diretta dal circuito del Mugello, un tracciato fantastico. Alessandro, ti chiedo subito, dov'è che si fa effettivamente il tempo? Dove il pilota, anche nel mondo virtuale, può fare la differenza? Sono 5,2 km che si snodano in 15 curve, 6 a sinistra e 9 a destra. Il tempo si fa alla San Donato in principal modo, in quanto è importantissima sia l'ingresso che la percorrenza della stessa curva. Poi abbiamo un altro tratto critico dove si fa il tempo, ovvero dalla Poggiosecco fino all'arrabbiata 1. Ultimo punto dove si può fare il tempo è alla Bucine, anche lì la percorrenza deve essere perfetta per una migliore accelerazione che poi ci porta nel rettilineo di partenza e ricominciare il giro. Si migliora Andrea Pirillo, che però rimane in sesta posizione. Attenzione, grande tempo di Andrea Saveri, Andrew ZH, il pilota Ducati MotoGP eSports, 1:42.536. Andrea Saveri che poi rientra in box per cambiare il treno di gomme morbide, si utilizzerà ovviamente sia per la qualifica sia per la gara una doppia morbida per avere la massima performance, senza dimenticare però che in MotoGP 2020 nel prodotto Milestone c'è una sensibilità nel gestire le temperature ancora maggiore rispetto a quella del capitolo 2019, ossia una temperatura che si distribuisce su tre parti, la parte centrale dello pneumatico e poi le parti laterali, diciamo, della carcassa. Quindi bisognerà anche gestire questi elementi, seppur la gara sia di 6 giri nel circuito del Mugello. Poi arriveremo al circuito di Misano, intitolato a Marco Simoncelli, dove le carte potrebbero cambiare un pochino. Davide Gallina nel primo settore non si migliora, il tempo da battere è quello di Andrew ZH, il suo diretto competitor nel mondiale eSports della MotoGP.
vediamo alla Casanova Savelli qual è l'interpretazione delle traiettorie. Sfrutta leggermente il cordolo esterno in uscita dalla Savelli prima di impostare l'arrabbiata, si rialza per un attimo la moto. Davide Gallina sembra ben allineato alla traiettoria, importantissimo qui tentare di rialzare in fretta il mezzo per poi scatenare i 250 passacavalli prima della scarperia Palaggio. Vediamo il terzo settore di Davide Gallina, manca solo il correntaio, si migliora Pirro nel T1, stessa situazione anche per Andrea Pirillo, il pilota che è il ragazzo, scusate, che è diventato famoso su YouTube per come produttore di contenuti, 400.000 iscritti, appassionato di moto e di macchine, nel garage tra l'altro anche una fantastica e caratteristica Ducati Hypermotard. Davide Gallina nel terzo settore a 3 minuti e 20 dalla conclusione si migliora, mentre Andrea Saveri, Andrew ZH record nel primo e nel secondo, quindi potrebbe arrivare un 42 basso per il pilota Ducati. Gallina transita sul traguardo, si migliora arrivando a 364 millesimi da Andrew Zetac. Come hai visto questo giro di Davide Gallina, mentre con la regia andrei su Andrea? Sì, infatti con la regia in questo momento siamo su Andrea. Per quanto riguarda Davide Gallina, beh, ha fatto un ottimo giro, gli manca soltanto un po' più di diciamo concentrazione riguardo la percorrenza tra appunto la Poggio Secco e l'arrabbiata 1, deve percorrerla un po' meglio andando a far scivolare un po' di più la moto, però diciamo che parliamo comunque di un pilota sport, quindi sì, altissimo sì. Livello, il suo giro è stato fantastico. Beh, solo a 3,6 dal campione del mondo. Nel frattempo andiamo su Danilo Petrucci, che nel primo settore ha il casco giallo, casco arancione anzi, quindi miglioramento del tempo personale. Purtroppo cade Pecco Bagnaia, che qui nel 2018 vinse la gara in Moto2, cade anche Danilo Petrucci proprio in ingresso del correntaio, caduta di Lowside che porta il pilota Ducati vincitore della gara al Mugello del Gran Premio d'Italia 2019 proprio con la moto che sta guidando adesso, caduta in particolar modo in quel punto, Alessandro, veramente veramente facile, si può arrivare facilmente alla chiusura dell'anteriore proprio perché è un tratto in discesa e nel simulatore che stanno utilizzando i piloti vengono anche replicate alla perfezione quelli che sono i dislivelli del tracciato, infatti lì è molto molto difficile rimanere in traiettoria ed evitare di andare sullo sporco. Assolutamente sì, Matteo, infatti è pericolosissimo quando c'è un dosso e poi si va a chiudere con la frenata e soprattutto quando la stesso freno poi va a bloccare la ruota. Questo fenomeno può portare un'instabilità della moto e quindi poi portare di conseguenza alla caduta. Caduto anche Michele Pirro, il pilota che si è laureato 7 volte campione nel CIV tra Superstock 1000, Supersport 600 e poi ovviamente in Superbike con Ducati, con 4 titoli conquistati nel 2015, nel 2017, 18 e nel 2019. Si migliora Davide Gallina, che è record nel primo settore, ma Alessandro, rimaniamo su Andrew ZH perché nel primo e nel secondo settore il record a 50 secondi alla bandiera scacchi, affronta la chicane delle Biondetti con tanta agilità, tanta velocità, abbiamo visto una velocità di percorrenza davvero elevata. Anche Pecco Bagnaia caduto per la seconda volta in pochi istanti, Bagnaia che occupa la terza posizione sulle 6 che stanno occupando i piloti in questa Ducati Motorola E-Race, che nella prima manche potrebbe vedere la pole position di Andrea Saveri, un primo 42 secondi 511 terzi per Andrea Saveri e pole position provvisoria, riesce a migliorarsi. Andiamo quindi su Davide Gallina, il pilota Ducati Pramac, molto nervosa la propria Desmo 16 in uscita dal correntaio, più nervosa la sua guida, va addirittura a tagliare, tempo che viene invalidato dalla direzione gara, quindi qualifica che probabilmente finisce qui per Davide Gallina. Michele Pirro, dopo la caduta nello stint, nella run precedente con le gomme super morbide, adesso è tornato in pista e potrebbe migliorarsi. In pista anche Andrea Pirillo, mentre ai box Danilo Petrucci che termina la sua qualifica in sesta posizione. La bandiera scacchi è stata sventolata sul traguardo. Attendiamo il passaggio di Michele Pirro nel secondo settore, si sta migliorando, potrebbe impensierire il terzo posto di Pecco Bagnaia. Anche per Pirro una leggera sbavatura, con la posteriore va a pizzicare l'erba, ma la moto non a destabilizzarsi. Per quanto riguarda il setup un po' lungo in ingresso della scarperia Palaggio, comunque sembra relativamente buono il suo giro, scopriremo quanto si è migliorato o se è andato a perdere nel terzo settore del tracciato del Mugello, del tracciato toscano. Rialza in fretta la moto, la fotocellula del terzo settore parla sempre di un miglioramento, deve guadagnare 9 decimi di secondo se vuole partire in prima fila al fianco di Davide Gallina e Andrea Saveri.
Michele Piero, che ha tanta esperienza da tester Ducati nel circuito toscano e proverà sicuramente a trasferire i chilometri macinati qui nella realtà anche nel mondo virtuale. Pirro transita sul traguardo, si migliora di 4 decimi di secondo, un miglioramento Alessandro che non è sufficiente per rubare il terzo posto a Francesco Pecco Bagnaia. Pole position di Andrea Saveri, quindi. Esatto, Andrea Saveri quindi si conferma in pole con 1:42.501, segue Davide Gallina che in questo momento è box con 3:99, quindi 4 decimi sostanzialmente, poi terzo Pecco, quarto Pirro, quinto Pirillo e troviamo in sesta posizione Petrucci. Ok, quindi siamo pronti per andare in gara. Chi ti aspetti che possa effettivamente, tempi alla mano, puntare alla vittoria? Ricordiamo che questa è una gara vera e propria, perché ci sarà proprio il sistema di punteggio, non quello della MotoGP ufficiale, ma un sistema di punteggio un po' più canonico, che premierà al termine i migliori tre piloti, coloro che hanno totalizzato, i primi tre che hanno totalizzato più punti, con dei premi speciali offerti da Motorola. Quindi chi pensa effettivamente possa arrivare a conquistare il primo posto nella prima manche qui al Mugello? Beh, ovviamente i piloti esports, essendo professionisti in questo campo videoludico, ovviamente sono i favoriti, ovvero Andrew e Davide Gallina. Tra l'altro sono lì vicinissimi, peccato per quel taglio curva che ha annullato il giro di Davide Gallina, altrimenti lui avrebbe potuto tranquillamente insidiare la posizione di Andrew e se la sarebbero giocata. Dei piloti reali invece direi Pecco. Ok, quindi Pecco lo metti leggermente avanti. Pecco che poi nelle gare virtuali che tanto sono seguite in questo periodo, gare virtuali ufficiali del Moto Mondiale, si è sempre dimostrato molto competitivo, quindi si sta affermando nel mondo degli sports. Questi sono i tempi, questa è la griglia di partenza con Andrea Saveri 1:42.5, Davide Gallina, Pecco, Pirro, Andrea Pirillo e poi Danilo Petrucci. Un mondo virtuale, Alessandro, che sta prendendo una sorta di posto al sole, no? Sta occupando una sorta di posto al sole per farsi sempre più vedere, e ovviamente Motor Valley con questo appuntamento vuole proprio testimoniare questa volontà di portare i simulatori in un ambito leggermente più visibile, un contesto più visibile. Assolutamente sì, nella sfortuna del Covid-19 diciamo che c'è questa occasione, c'è la fortuna di avere questa occasione di mostrare al pubblico che esiste anche una realtà videoludica, scusate un po' l'ossimoro. Ed eccoci qua, infatti. Sostanzialmente questi eventi vengono fatti anche per non solo far conoscere il mondo videoludico alla gente, ma anche per avvicinare la gente. Infatti l'obiettivo di questa live è appunto anche incentrarsi sulle donazioni. Rise Against Covid, infatti, è appunto l'hashtag lanciato da Ducati che appunto evidenzia questa raccolta fondi che poi sarà dedicata all'ospedale di Bologna. L'ospedale Sant'Orsola, che cercheremo di sostenere con questa campagna, che sicuramente può servire per renderci tutti più uniti, tutti gli appassionati anche del motorsport, delle due ruote e delle quattro ruote, che possono essere sempre più vicini alle persone in difficoltà e alle strutture che sono ovviamente provate in questo periodo di lockdown. Comunque concentriamoci sulla gara, direi di iniziare a commentare il Gran Premio del Mugello, la prima manche, seconda gara nel circuito di Misano, il circuito che è inserito nella Motor Valley, che fa parte della Motor Valley. Direi di partire, aspettiamo quindi l'ok da parte della direzione gara. Abbiamo tanti piloti reali, abbiamo dei piloti virtuali, abbiamo un appassionato di motori, Pirillo, che può sicuramente dire la sua in un contesto del genere. La bandiera verde viene sventolata, quindi tutto è pronto. Attenzione alle 5 luci rosse che si accendono in questo istante. Andrea Saveri, Andrew Zataka in pole position, prima fila completata da Davide Gallina e Pecco Bagnaia. Inizia adesso il Gran Premio del Mugello con le moto che partono. Buona la partenza di Davide Gallina, che sembra subito salire al comando, mentre Andrew Zataka, il poleman, fa un po' più fatica e infatti viene sopravanzato dall'alfiere Ducati Pramac. Attenzione perché Saveri prova a riconquistare la prima posizione alla staccata della San Donato. Arrivano entrambi leggermente lunghi, guardate chi ne approfitta, Pecco Bagnaia che sale in seconda posizione. Scatto fantastico di Bagnaia, c'è un contatto tra Pecco ed Andrew che viene spedito praticamente leggermente lungo al Luca Poggiosecco curva 2
2 e curva 3. Bagnaia è clamorosamente al comando della corsa, segue Davide Gallina, poi troviamo Andrea Zetacca che si scambiano un po' le posizioni, Pirro in quarta, quinto Andrea Pirillo, sesto Danilo Petrucci. C'è una moto che vola verso l'alto, è quella di Petrucci che dalla Materassi Borgo San Lorenzo probabilmente cade in una scivolata, deduco low side. Comunque Petrucci adesso ha la possibilità in questi 6 giri di recuperare, perché il tempo perso non è così tanto. Partenza al fulmicotone per Pecco, che incrociando le traiettorie di Andrew e Davide Gallina leggermente lunghi alla San Donato è riuscito a prendere e a conquistare il comando della corsa. Assolutamente sì Matteo, partenza adrenalinica e peccato appunto per la caduta di Petrucci, altrimenti avremmo visto una lotta a tre dietro, e a quanto pare Pecco è stato bravissimo, perché Davide Gallina ok è partito bene, poi c'è stata una piccola incomprensione con Andrew in curva 1, ma Pecco è riuscito a trovare quel pertugio per poter passare, fantastico. Intanto c'è una penalità per Pirro, Pirillo e Petrucci, quindi dal quarto al sesto posto dovranno scontare una penalità a termine della gara. Andrew ZH mostra l'anteriore della propria Desmo 16 numero 11 all'interno della bucine per impensierire il primo posto di Pecco Bagnaia, poi si arriva sul rettilineo principale con Pecco che viene sverniciato da Andrea Saveri, mentre Davide Gallina perde un po' nel tratto che porta alla San Donato. È di nuovo primo Andrew ZH, leggermente lungo Pecco, di nuovo insistente, aggressivo nel mostrarsi all'interno, si infila alla Luca Poggiosecco, ma l'incrocio di traiettoria è offerto da Andrea Saveri, che riconquista in questo modo la leadership del Gran Premio del Mugello, prima manche della Ducati Motorola E-Race, gara vera, perché si arriverà i piloti, i primi tre al termine delle due gare, in base ai punti conquistati in classifica, otterranno dei premi da parte di Motorola. Pecco un po' al limite Alessandro, dopo un primo giro davvero positivo sembra faticare adesso con il posteriore soprattutto. Sì esatto, infatti adesso ho fatto dei piccolissimi errori, piccoli ma sufficienti per perdere la posizione sia su Andrew che su Davide Gallina. 8 decimi di secondo tra i due piloti eSports, Andrew ZH e Davide Gallina. No! Pecco caduta, scivolata in ingresso della scarperia. Purtroppo una curva in discesa che spesso trae in inganno i piloti di MotoGP, perché si entra davvero molto veloce, la curva poi è in discesa. Adesso Pecco ritorna in pista davanti a Pirro, se non erro, no, davanti ad Andrea Pirillo, mentre Pirro è passato, Pirro è in terza posizione a 3 secondi e 4 dalla leadership, dal primo posto di Andrew ZH, dal secondo posto di Davide Gallina, mentre sono 4 secondi e 1 che separano Michele Pirro, il tester di Ducati, da colui che ha vinto il mondiale 2019 nell'eSports. Attenzione, chissà se riuscirà a rimontare Pecco Bagnaia, Pirillo lo segue a ruota, esce dall'ultima curva, dalla bucine, leggermente sotto il secondo, poi il distacco sale a 1 secondo e 1, 1 secondo e 2, distacchi abbastanza definiti tra i piloti in questo momento Alessandro. È iniziato il terzo giro di gara dei 6 in programma. Assolutamente sì, adesso sembrano un po' più equidistanti l'un tra l'altro, tranne i primi due, ovvero i due piloti eSport, ovvero Davide Gallina e Andrew. Intanto Andrew ha fatto segnare anche il giro veloce 1:44:146, e adesso vedremo se riuscirà a fare altri caschi rossi, sicuramente Davide Gallina risponderà. No, Pirro, cade Pirro probabilmente alla Materassi Borgo San Lorenzo. Sì, torna in pista nel momento in cui transita in traiettoria Andrea Pirillo. Pirro perde due posizioni, Pecco ritorna in terza, Pirillo sale in quarta, Pirro appunto scende in quinta e Petrucci ha 2 secondi di ritardo da recuperare. Vedete, 1:08, 1:09, sta cercando il Petrux di guadagnare qualche posizione dopo la caduta del primo giro. Sicuramente conosce alla perfezione questo circuito nella realtà, quindi dovrà utilizzare questi segreti proprio per tentare di recuperare. Mentre Pecco per la seconda volta, se non erro, cade nella chicane, nella variante scarperia Palaggio, e nel mentre torna in pista c'è un piccolo contatto con Danilo Petrucci, un contatto che tuttavia si rivela innocuo. Sì, si rivela innocuo, infatti
non abbiamo conseguenze e nessun crash tra i due. E comunque sì, hai sottolineato bene, i piloti reali conoscono perfettamente questa pista, solo che appunto passare dal virtuale al reale, sì, ci sono tante cose che non si possono ancora replicare, come ad esempio il force feedback. Magari quello che puoi sentire sulla forcella difficilmente puoi sentirlo sul joystick, quindi esatto. C'è questa differenza di percezioni. Intanto Andrew ancora 1:43.774, ancora giro record da parte di Andrew. Davide Gallina infatti si distanzia, adesso è 1:06 circa. Comunque dicevamo, sì, c'è questa piccola differenza, ovvero non avere quella sensazione, quella percezione che ti fa capire alcuni dettagli importanti sul quando frenare e come comportarti appunto con la stessa moto. Sì, è più una sensazione visiva quella che il pilota virtuale deve sfruttare, visiva e tattile, perché poi il pad deve restituire delle sensazioni. Purtroppo caduto Pirillo nel primo o nel secondo settore del tracciato del Mugello. Vediamo se Pirillo riesce a tornare in pista almeno in quinta posizione. No, viene scavalcato da Danilo Petrucci, che piano piano sta cercando di recuperare, non è nemmeno lontanissimo da Pecco Bagnaia. Sono 8 i decimi di secondo tra il pilota Ducati Pramac e no, di nuovo Bagnaia è andato troppo aggressivo, probabilmente sul cordolo dell'arrabbiata, cordolo che è davvero molto alto, viene riportato in pista e adesso il suo distacco sale oltre i 4,5 secondi. Vedete la grafica parla di 4,09 secondi. Parlavamo, Alessandro, mentre direi di tornare lì davanti con la regia, con Andrew e Davide Gallina separati da 1,08 secondi. Cade di nuovo Pecco, sì, perché effettivamente parlando di MotoGP virtuale non c'è un vero e proprio simulatore, no? Come esiste nel mondo delle auto, nel mondo delle quattro ruote, ovviamente sempre virtuali. Si deve basare tutto un po' più sulla sensazione tattile, sulla sensazione visiva, mentre nel virtuale è in teoria leggermente diverso. Quindi chapeau a tutti coloro che si stanno dimostrando così competitivi in pista qui al Mugello, anche perché è uno dei tracciati che per layout, per conformazione, lo hai detto anche te Alessandro all'inizio, si definisce come difficile, ostico e poco interpretabile, perché bisogna trovare ritmo in questa pista. Se non hai ritmo, fai fatica a essere competitivo, Alessandro. Assolutamente, infatti devi far scorrere la moto, come abbiamo detto prima descrivendo i punti critici. E per quanto riguarda sì la questione del, diciamo, delle periferiche nell'ambito del motorsport a quattro ruote, infatti ci sono già dei volanti per l'appunto con dei force feedback. Qui non li abbiamo, quindi la sensazione è ancora più astratta, è ancora più difficile, perché tu ti ritrovi con un pad a magari sì avere una vibrazione del joystick, ma non è così rilevante come magari quella che potrebbe essere un volante. Quindi ti trovi con una questione di percezioni che devi andare un attimino a vedere tu in maniera estremamente più astratta, e, sì. Ed è quello che è difficile sostanzialmente, regolarti in questo. Ti devi regolare magari con dei punti di riferimento, ti devi regolare con altre cose che sono molto meno intuibili. Nel frattempo, dopo aver registrato dei giri record, Andrea Saveri sembra essersi allineato al passo gara di Davide Gallina, che rimane distaccato più o meno di 1,08 secondi, 1,07 secondi, quindi gap che non è variato molto, non è andato su come nei giri iniziali di gara per quanto riguarda la distanza tra Davide Gallina e Andrea Saveri. Ho visto un duello veramente molto molto appassionante, bello e soprattutto corretto, tra Pecco Bagnaia e Andrea Pirillo. Pecco che occupa la quinta posizione, Pirillo era caduto, ha cercato in tutti i modi di tenere la posizione su un Pecco veramente competitivo quest'oggi, però tuttavia Pecco ha un ritmo che per ora lo porta a distanza, ad avere un margine di sicurezza nei confronti di Andrea Pirillo. Andiamo su Danilo Petrucci, perché a 1,02 secondi da Michele Pirro in terza posizione, quindi potrebbe essere interessante questo confronto, mentre Andrew Zetac ha iniziato l'ultimo giro con 2 secondi di margine su Davide Gallina. Petrucci piano piano prova a recuperare, ma il distacco da 1,02 secondi passa a 1,5 secondi, quindi Pirro sta spingendo. Primo e secondo settore molto buoni del pilota che macina tantissimi chilometri come tester Ducati, che partecipa proprio alle gare del moto mondiale qui al Mugello e poi a Misano con una MotoGP ufficiale, con una Desmo 16 ufficiale. Purtroppo errore molto simile a quello
commesso da Pecco Bagnaia nei due giri precedenti, Pirro troppo aggressivo all'arrabbiata, la caduta in questo caso gli fa perdere il terzo posto e Petrucci guadagna per il momento il podio. Andiamo su Andrea ZH per onorare il suo successo, il suo gran premio. Esce dall'ultima curva dalla Bucine, rialza in fretta la moto, la gomma sta iniziando a soffrire, ma non c'è bisogno di preoccuparsi perché Davide Gallina è troppo lontano. Più tutto, 250 cavalli che si scatenano per l'ultima volta. Andrew ZH vince il gran premio del Mugello, primo appuntamento della Ducati Motorola e-Race, evento che fa parte del Motor Valley Digital Fest. Andrew ZH precede sul traguardo Davide Gallina, completa il podio Danilo Petrucci, che affronta l'ultimo curvone a sinistra proprio in questo istante, va sulla via di fuga tricolore e poi transita sul traguardo. Danilo Petrucci in terza posizione, poi Pirro caduto nell'ultimo giro nel tentativo di difendere il podio, e in quinta piazza Pecco, mentre conclude in sesta ed ultima posizione Pirillo. Quindi abbiamo Andrew ZH con 10 punti, Gallina a 6, 4 punti per Danilo Petrucci, 3 punti per Pirro, 2 punti per Pecco, un punto singolo per Andrea Aprillo. Considerazione, Alessandro, per quanto riguarda il Gran Premio del Mugello? Come considerazione posso dire solo ed esclusivamente stradominio di Andrew, tra l'altro anche giro veloce all'ultimo giro, cominciato a martellare di giri veloci e poi ha continuato, quindi con 1:43.376, cioè tempo veramente stratosferico. È stata sì una gara molto molto bella, soprattutto all'inizio abbiamo visto diversi sorpassi in partenza, e poi niente, i distacchi si sono un po' stabilizzati dietro alcune cadute che hanno mescolato un po' le carte in gioco. Sì, è stata abbastanza interessante come gara, molto divertente. Per quanto riguarda Misano, cosa ti aspetti? Effettivamente i primi due, Andrew ZH e Davide Gallina, sono molto veloci, sono molto rapidi, l'abbiamo detto anche inizio diretta. La gara oggi è scoprire chi tra i piloti reali e chi magari tra coloro che non gioca spesso a MotoGP, come in questo caso Andrea Pirillo, possono insidiarsi e occupare un posto sul podio, l'ultimo posto disponibile. Secondo me sì. Sì, perché tutto ancora da vedere, come abbiamo visto anche prima, Pecco stava facendo benissimo, poi è bastata una caduta sostanzialmente, quindi niente, tutte le carte, come detto già, si sono rimescolate tutte quante, quindi saremo a vedere. Secondo me, e continuo a pronosticare che Pecco sarà il favorito tra quelli non eSports, tra i piloti non eSports. E niente, staremo a vedere. Intanto anche gli altri comunque hanno più o meno le stesse identiche percentuali di possibilità per agguantare il terzo posto. Ok, quindi ci siamo, tra poco andremo in pista per gustarci la qualifica di 10 minuti e poi la gara al 25% nel circuito di Misano, il circuito che fa parte della Motor Valley, circuito che è intitolato a Marco Simoncelli, il campione 250 nel 2009, purtroppo scomparso nel Gran Premio della Malesia, in occasione del Gran Premio della Malesia del 2011, comunque un circuito davvero fantastico che è stato modificato nel corso degli anni proprio per riaccogliere la MotoGP nel 2007, cambiando poi anche le varie caratteristiche del layout. Siamo pronti? Alessandro, io darei la linea a Andrea Saveri, che con il suo onboard ci illustrerà il circuito, il Misano World Circuit Marco Simoncelli. Benvenuti al Misano World Circuit, Marco Simoncelli, andiamo con Andrea Saveri, Andrew ZH, il campione eSports 2019, a illustrare le caratteristiche del tracciato presente poi nella Motor Valley. Si arriva a 290 km orari nella staccata della variante del parco, si scala dalla quinta marcia fino alla seconda, poi si scende per la controcurva sinistra in prima marcia, primo rapporto che poi diventa secondo, poi terzo in uscita dal parco, breve allungo, breve rettilineo, si raggiungono i 220 km orari, poi si rialza di fretta la moto per entrare nella Rio, curva 4, curva 5, curva 6, traiettorie abbastanza particolari, in questo caso bisogna trovare la percorrenza, velocità di percorrenza che è fondamentale in questo tratto, si sfrutta
più pista possibile in uscita da curva 6, poi curva 7 e la Quercia, una delle staccate più difficili, più critiche del circuito di Misano. Si arriva in seconda marcia, traiettoria a V, si spigola, si utilizza il trick, si rialza velocemente la moto per andare ad affrontare curva 9 e curva 10, che praticamente fanno parte di una curva singola. Il tramonto è importante, evitare la trazione, perché poi a seguire il tramonto c'è il rettilineo più lungo del tracciato di Misano, velocità che in quinta marcia raggiungono i 300 km/h, il curvone, curva 10, 11 e 12, velocità medie altissime, elevatissime, punto fantastico sia per i piloti sia per gli spettatori che vedono passare le moto. Si scala poi per la staccata del carro in prima marcia, prima, seconda, poi terza per quella che è la curva successiva, la 15, e poi l'ultima curva, la curva Misano. Attenzione qui, perché sì, è importante portare velocità in ingresso, ma poi bisogna coordinare le linee, le traiettorie in uscita per concludere nel miglior modo possibile il giro. Questo è il circuito di Misano. Siamo ritornati in pista, questa volta il tracciato è diverso, non è più il Mugello, siamo nel Misano World Circuit, intitolato a Marco Simoncelli, un tratto lungo 4,2 km che, come detto prima di farvi vedere il giro, è stato modificato nel corso degli anni, a partire appunto dall'inversione del giro. Prima si girava in senso orario, adesso invece in senso antiorario. Comunque una sorta di cambiamento che ad alcuni piloti piace, ad alcuni piloti invece non molto. Alcuni piloti, soprattutto di vecchia data, preferivano tanto il layout precedente. Alessandro, arriviamo in una pista completamente diversa. Come definiresti questo tracciato? Cosa pensi e quale pensi sia il punto in cui il pilota virtuale può fare la differenza? Sì, infatti questa pista è completamente differente rispetto al Mugello. Le differenze sono praticamente in due caratteristiche molto, molto importanti, ovvero il fatto che ci siano due punti come la percorrenza e la velocità pura per quanto riguarda il Mugello, a differenza il Misano invece ha l'accelerazione e la velocità pura in rettilineo. Questa differenza qui porta a dire che la curva 2, curva 6 e anche la curva 14 e 16 sono dei punti dove è importantissima l'uscita, in quanto l'accelerazione deve essere ottima in questi particolari punti. La velocità pura, oltre al rettilineo di partenza, la troviamo tra curva 10 e curva 12, dove è importantissimo inserirsi bene in curva 11, perché è lì che poi si terrà costante la velocità. Siamo su Pirro, che nel terzo settore si migliora, è il primo tempo effettivamente che registra. Pirro conclude con un tempo che lo porta in quarta posizione, a 3 secondi e 8 dalla pole position di Andrea Saveri. Andrea Saveri che nel primo settore registra il record, anche Pirillo si migliora, Saveri rientra in box evidentemente per un taglio o per una sbavatura, quindi dovrà cambiare gomme. Andiamo su Pirillo. Attenzione al pilota che sta affrontando il curvone, curva 11, 12 e 13, poi seguirà la 14 il carro con Pirillo che si appresta a percorrere a una velocità media elevatissima queste tre curve fantastiche del circuito di Misano. Vedete come il circuito sia molto molto difficile da interpretare per quanto riguarda le linee. Particolare perché, come ho detto prima, è un circuito che è stato cambiato nel senso, si girava in senso in precedenza fino al 2005, 2006, 2007 si girava in senso antiorario, adesso si gira invece in senso orario, con Pirillo che conclude in quarta posizione che viene tolta quindi a Michele Pirro, che sì, si migliora nel primo settore, quindi direi di andare su di lui. Anzi no, Andrew ZH registra il record nel T1, quindi casco rosso, si illumina di rosso la riga dei tempi di Andrew ZH. Il posteriore sembra leggermente alzarsi in frenata quando si utilizzano i potentissimi freni delle MotoGP, moto che si rialza in fretta. Come hai detto tu Alessandro, è una pista dove prevalentemente si deve alzare velocemente, rapidamente il mezzo per andare a scatenare, utilizzare i 250-260 cavalli delle MotoGP. Poche
non pochissime, però sono in realtà di meno le curve veloci, le curve che si affrontano a più di 170, 180, 200 km/h. Le più belle sono appunto quelle che abbiamo inquadrato prima con Michele Pirro, il curvone, curva 11, 12 e 13. Per il resto sono tutte prevalentemente varianti, come la variante del parco, la Rio, curva 4, 5 e 6, insomma. Le sfide che devono affrontare i piloti in questa particolare occasione sono molteplici, considerando poi che l'asfalto è prevalentemente pianeggiante, quindi non ci sono molti riferimenti che i piloti possono utilizzare, come al Mugello, pista in cui gli avvallamenti dovuti proprio al territorio sono molteplici, quindi si ha un punto di riferimento più nitido, più chiaro. Mentre Davide Gallina taglia secco sul cordolo, Gallina che ha 2 secondi e 3 di ritardo da Andrew Zetak, record nel primo settore. Sono curioso di capire se Gallina potrà battere Andrew Zetak in questa particolare occasione qui a Misano, perché al Mugello il campione Sports 2019 con Ducati è riuscito a performare molto 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 bene, dando 2-3 secondi a fine gara al pilota riminese di Ducati Pramac. Assolutamente sì, Matteo, infatti Davide Gallina adesso sicuramente vorrà farsi vedere, vorrà farsi comunque valere, anche dire ok, Andrew hai vinto, ma adesso tocca a me. Diciamo che lo possono fare tra loro due, infatti si stanno scambiando caschi rossi. Davide Gallina ancora terzo casco rosso, mentre Andrew anche lui casco rosso al primo settore, si stanno scambiando tutti e due caschi rossi a vicenda. Wow, fantastico. Nel frattempo al carro è caduto Danilo Petrucci. Davide Gallina completa la 16, la curva Misano, curva a 90 gradi dove si sfrutta tutto il cordolo all'esterno. Transita sul traguardo Davide Gallina, pole position in un primo 28 secondi, 854 millesimi, un decimo e tre di vantaggio su Andrea Saveri, che dopo aver registrato il record nel primo settore è ritornato ai box, quindi probabile errore per il pilota Ducati, mentre Pecco, Ducati Sports, Pecco casco giallo. Quindi miglior prestazione personale nella seconda parte di pista, arriva adesso sulla fotocellula del T3 prima della frenata del carro, dove si scala fino alla prima marcia, un settore in cui però non riesce a migliorare il suo tempo, un secondo e sette di ritardo, quindi distacco che sembra affievolirsi rispetto alle qualifiche che abbiamo visto al Mugello. Poi va leggermente sull'erba con la moto che si scompone, però il Pecco Bagnaia riesce a completare il giro, non arriva un miglioramento, rimane a un secondo 739 millesimi dalla pole position per il momento di Davide Gallina. Attenzione, ci sono altri piloti in pista, Andrea Pirillo che si migliora, attenzione anche a Petrucci, il Petrux Petrucci, che nel primo settore riesce ad ottenere e a registrare un tempo molto interessante, quindi direi di andare sul pilota Ducati numero 9, pilota Ducati ufficiale Juan Pramac. Ricordiamo la strepitosa prestazione nel Gran Premio di Silverstone del 2015. Ha avuto l'occasione ed ha l'occasione di correre per la squadra corsa ufficiale. Adesso un'altra sfida nell'ambito virtuale, che sicuramente non è assolutamente più facile, più semplice. Diciamo quanto può essere faticoso e difficoltoso abituarsi a un ambito, a un mondo che si replica, deve replicare la realtà, però ovviamente ci sono le differenze, ci sono i confini del caso che distanziano le due pratiche, le due materie di cui oggi stiamo parlando e che oggi abbiamo provato con Motor Valley e con Ducati Motorola ad unire per divertirci e per sostenere la raccolta fondi per aiutare, no, l'ospedale di Sant'Orsola in quella di Bologna. Adesso conclude il giro Danilo Petrucci con Pirro che si migliora nel primo e nel secondo settore. Petrucci che riesce a migliorarsi, però rimane in sesta piazza a 4 secondi dalla pole position di Davide Gallina. Direi che Pirro può essere il contendente numero 1 per il terzo posto. Deve sfidare Pecco Bagnaia, sebbene il distacco Alessandro si aggiri sul secondo e 2 secondi e 3. La guida di Pirro com'è, Alessandro? Come ti sembra? Adesso cade. Peccato, era meglio che non ti facevo questa domanda. No, stavo guidando bene, peccato per questa caduta, ma lo vediamo anche spesso, anche i piloti Sports comunque quando cercano di tirare fuori qualcosa in più per appunto colmare questo gap, perché come detto c'è circa un secondo e mezzo di distacco, quindi cosa devi fare? È ovvio che devi tirare qualcosa in più, devi assolutamente trovare magari quel piccolo dettaglio che magari ti fa uscire forte e poi andare a recuperare quella posizione importante, calcolando che comunque era l'ultimo tentativo, perché adesso c'è stata bandiera a scacchi, quindi sì, ci doveva provare.
All-in, tutto o niente anche per Andrew ZH, per Andrea Saveri che nel primo e nel secondo settore registra il record e a un decimo e tre da Davide Gallina che non si sta migliorando, quindi l'ultima occasione per Saveri che affronta adesso curva 14. Il carro riesce ad arrivare quasi a 54-55 gradi di piega, rialza in fretta la moto con il trick e poi le ultime due curve. Il terzo settore record può conquistare la seconda pole position consecutiva, non sfrutta molto il cordolo all'esterno della 16, va sul traguardo ed è pole position, un primo 28 secondi, 717 millesimi, Andrew ZH conquista la seconda pole position consecutiva per un decimo e tre, quindi gap che si è ridotto rispetto al Mugello, però comunque per ora partirà comunque davanti, considerando che Davide Gallina non è in un giro molto rapido, tant'è che infatti poi al carro Davide Gallina perde l'aderenza all'anteriore e viene scaramentato al di là della strada, della pista. Andrew ZH pole position in 1:28.717, Davide Gallina a un decimo, 1:28.8, poi Pecco Bagnaia, Michele Pirro, Andrea Pirillo e Danilo Petrucci. Questa la griglia di partenza della seconda manche del Gran Premio di Misano. Alessandro, considerazioni post qualifica. Wow Matteo, questa qualifica è stata veramente molto emozionante. All'inizio abbiamo visto un Davide Gallina in palla, riesce subito a fare il tempo, successivamente poi Andrew verso la fine, anzi all'ultimo secondo, gli ruba la posizione. Wow, fantastico, veramente fantastico. Anche dietro abbiamo visto dei cambi di posizione, anche qualche caduta al limite, molti piloti che hanno tentato fino all'ultimo con le unghie e con i denti a stringersi forte quella posizione che avevano guadagnato e quindi andare poi a cercare di migliorarla. Wow, fantastico. Attendiamo che la direzione gara dia il via alla procedura di partenza per scoprire come i piloti andranno ad affrontare il primo giro del Gran Premio. I piloti che ovviamente anche in questo caso andranno su una doppia gomma morbida per massimizzare il picco di prestazioni, un picco di prestazioni che in sette giri di gara deve per forza di cose arrivare costantemente, perché è una gara relativamente corta in cui il pilota sa, soprattutto i piloti sport sanno che devono spingere, devono sempre essere quasi al limite. Nel frattempo tutti sono pronti, quindi direi di iniziare. I piloti devono essere al limite, devono sempre ottimizzare la propria prestazione curva dopo curva, giro dopo giro. Ed ecco qui, la direzione gara ha dato il via alla procedura di partenza in pole position per la seconda volta dopo il primo posto ottenuto in qualifica nel circuito del Mugello. Troviamo Andrea Saveri, il campione MotoGP eSports 2019 con Ducati, il pilota poi che lo affianca è Davide Gallina, pilota Ducati Pramac sempre nell'Elite Sports. Si spengono i semafori, il via del Gran Premio di Misano con Andrea Saveri che ancora una volta viene superato da Davide Gallina in partenza, forse si infila anche Pecco, caduta di Pecco Bagnaia che porta largo anche Andrew ZH, quindi ne approfitta Davide Gallina. Andrew ZH salta completamente la prima chicane, deve cedere la posizione a Davide Gallina stesso, Andrea Pirillo e Danilo Petrucci mentre sono caduti probabilmente Pirro e Pecco, purtroppo cade anche fuori pista se non erro Andrea Pirillo che all'Ario, in ingresso dell'Ario, ha perso il posteriore della propria moto, da quello che ho potuto capire una caduta relativamente incomprensibile quella di Andrea Pirillo. Comunque adesso la situazione sembra essersi abbastanza stabilizzata per i primi tre, Davide Gallina comanda, Andrew ZH in seconda posizione, quindi ritroviamo i due sfidanti del Mugello, Danilo Petrucci terzo che prova a rimanere incollato alla coppia che lotta per la leadership della classifica, Pecco Bagnaia in quarta posizione, Pirro in quinta, Pirro che però alla quercia in curva 8 sembra essere caduto, sì, caduto Pirro che adesso cede le due posizioni di prima, cede la posizione a Pirillo e a Pecco Bagnaia, altra caduta con Pirro che si tocca con Andrea Pirillo, una toccata che fa cadere entrambi i piloti, fa scivolare sia Pirillo sia Pirro. Adesso saranno costretti a una gara quasi in solitaria, dovranno contendersi la quinta posizione considerando che Pecco è distante 8 secondi 8. Partenza abbastanza vivace, Alessandro. Assolutamente sì, vivacissima, e anche adesso abbiamo visto un errore di Davide Gallina, è andato lungo e Andrea Saveri è riuscito a recuperare la prima posizione che aveva perso sempre lo stesso Andrea Saveri in partenza, andando poi a fare quel piccolo contatto che poi ha portato anche alla caduta non sua ma di Pirro. Sono 7 giri in programma, è iniziato il secondo, mi pare che ci siano delle difficoltà per Andrew ZH in partenza nello stacco frizione. Sì. Non so Alessandro, effettivamente in due gare
partendo dalla pole, Davide Gallina è scattato meglio. Lì è una questione di riflessi o c'entra qualcos'altro? Mentre è caduto Pecco Bagnaia, che occupava il quarto posto. Attenzione, perché potrebbero riavvicinarsi Pirro e Andrea Pirillo. Ma non so, non credo, perché tante volte magari può darsi pure che sia un'impostazione magari del... magari riferita al setup o un'impostazione comunque per quanto riguarda lo schermo, perché sappiamo che il gioco dovrebbe funzionare anche a 60 fps, quindi magari c'è quella frazione di... sappiamo che Davide Gallina sicuro ha uno schermo a 60 fps, non sappiamo di Andrew, però potrebbe essere una variabile logica. Magari se uno dovesse avere lo schermo a 60 fps, diciamo, potrebbe avere quella frazione di secondo che può aiutare nello stacco pressione. Quindi... chi sta sorprendendo adesso, Ale, è Danilo Petrucci, perché riesce a rimanere bene o male vicino a Davide Gallina, sebbene ci sia questo secondo e uno che non fa presagire sorpassi o manovre di attacco, di sorpasso da parte del Petrux. Però i tempi sono buoni, perché un secondo e due, un secondo e uno da un pilota eSports vuol dire che effettivamente Petrucci si trova molto molto a suo agio, a proprio agio con la Desmo 16 nel circuito di Misano. Vedete, addirittura sotto il secondo scende il distacco, Davide Gallina invece perde costantemente da un Andrea Saveri che è molto molto veloce. Assolutamente sì, infatti come circuito diciamo che è molto più fattibile anche per chi non ha provato molto. Il Mugello è estremamente tecnico, è importantissima la velocità in percorrenza, quindi lì devi avere molta sensibilità e molta abitudine per quanto riguarda il far correre la moto, che poi abbiamo parlato di questa sensibilità come una cosa molto particolare, in quanto il pad non ti dà quel force feedback che può darti una forcella vera e propria. E qui invece la sensibilità viene meno, perché come detto prima è una pista pianeggiante, non c'ha tutti quei dossi, quindi anche per quanto riguarda la frenata è molto più gestibile, e quindi il pilota si può adattare meglio e anche nel minor tempo possibile. E qui è importante praticamente l'accelerazione, sostanzialmente. Sì. Tra l'altro, proprio per citare ciò che è successo nelle ultime settimane nel circuito di Misano, ciò che è stato fatto è stato rinnovato l'asfalto, che presenta adesso una superficie completamente nuova, quindi attendiamo ovviamente il riscontro. I piloti che hanno già girato in pista nella giornata di ieri, i piloti che hanno confermato la bontà della nuova superficie stradale, che sicuramente offrirà nuovo grip, una nuova dinamica di gara. Purtroppo cade Andrea Pirillo, questo giusto per parlare anche delle novità che nelle ultime settimane hanno portato il circuito di Misano, presente nella Motor Valley, a essere posto sotto la luce, sotto i riflettori delle squadre e dei piloti che sono andati proprio, si sono recati in pista per testare innanzitutto di nuovo le moto, che sicuramente mancheranno tantissimo, e poi anche tutte le novità del circuito titolato a Marco Simoncelli. Andrea Saveri sta andando veramente molto molto veloce, 12 secondi 8 di vantaggio su Davide Gallina, mentre Danilo Petrucci ha 5 decimi di ritardo, quindi lotta per la piazza d'onore, lotta per il secondo posto che potrebbe infiammarsi da qui a poco, quando siamo nel corso del quarto giro dei 7 in programma. Attenzione quindi alla battaglia tra Gallina e Petrucci. Oh, Gallina perde il posteriore prima del carro, e Petrucci va addosso alla moto, alla Ducati Pramac, quindi incidente abbastanza particolare, molto spettacolare dal punto di vista della scenografia. In tutto ciò comunque Danilo Petrucci sale al secondo posto, è come se non fosse successo nulla e Petrucci avesse semplicemente sorpassato Gallina. Sì, cioè molto particolare, perché appunto sì, Davide Gallina ha perso la moto, poi Petrucci ha colpito la moto di Davide Gallina ed è caduto anche lui. Davide Gallina però, avendo più velocità, perché sostanzialmente Petrucci, avendo visto la caduta di Davide Gallina, ha frenato, quindi è caduto, ok, è caduto dopo, e ok, parte 2, però
è caduto con una velocità molto minore, tant'è vero che la moto poi dopo è riuscita a recuperarla prima dello stesso Davide, che invece abbiamo visto il pilota scorrere praticamente verso la ghiaia. Quindi tutta questa differenza di dinamica di caduta ha permesso poi il respawn, ovvero la rimessa in pista degli stessi piloti, e in tempi molto più brevi di Danilo Petrucci rispetto a Davide Gallina. E guardate lì dietro chi si è avvicinato: Michele Pirro a 1,8 secondi dal duo che si sta contendendo la seconda posizione. Michele Pirro che esce dal tramonto, il distacco rimane sempre lo stesso, anzi forse potrebbe addirittura guadagnare qualcosa nel curvone. Ricordiamo che poi i danni in questo caso non sono attivi, quindi le moto rimangono integre proprio per favorire bagarre, duelli. E attenzione, Davide Gallina all'interno, aggressivissimo, c'è quasi una toccata carina contro carina tra Gallina e Petrucci, con Gallina che poi all'esterno, nella curva numero 15, riesce a concludere il sorpasso e ritornare in seconda piazza. Attenzione perché Petrucci potrebbe riproporsi sempre all'interno della 16, traiettorie agli antipodi con Gallina che cerca più percorrenza, mentre Petrucci a stringere vicino al cordolo interno della 16 della Misano. In tutto ciò comunque le posizioni non cambiano, con Gallina che all'inizio del sesto giro di gara, il penultimo del Gran Premio di Misano, mantiene saldamente il secondo posto. Però non è finita, perché abbiamo tre piloti in lotta per la terza piazza, e Michele Pirro che deve sperare in una bagarre per cercare anche di approfittare, no? Perché lottando i piloti perdono sicuramente tempo, e Pirro potrebbe cogliere questa occasione al volo, sebbene forse Alessandro Davide Gallina adesso abbia velocizzato un po' il ritmo gara, mi sembra di capire dai tempi, anche se qui finisce lungo sottosterzo per Davide Gallina, che poi per evitare la caduta decide di raddrizzare la moto, finisce largo sul tappeto sintetico, sull'asfalto colorato, la via di fuga, e Danilo Petrucci sale di nuovo in seconda posizione. Davide Gallina in croce di traiettorie, vedete quanto è bello questo tratto? L'uscita dal tramonto, Davide Gallina all'esterno, al curvone è impossibile cercare un sorpasso proprio sfruttando la traiettoria esterna, infatti Davide Gallina si accoda, mentre Petrucci per ora non deve guardarsi troppo dagli attacchi, attacco che prima nel giro precedente è arrivato proprio in questo tratto al carro. In questo caso Petrucci si è difeso bene, e guarda che è arrivato Alessandro, Michele Pirro, che può effettivamente lottare per la seconda posizione nel Gran Premio di Misano. Gran Premio veramente molto bello, mentre di nuovo caduto Pecco Bagnaia, ha iniziato l'ultimo giro di gara. Andrea Severi, Andrew ZH. Assolutamente sì Matteo, infatti vediamo che Pirro sta approfittando di questa lotta, attenzione, va a toccare Davide Gallina, la posteriore di Petrucci, si scompone la moto, attenzione. Vediamo se riesce il posteriore di Davide che si scompone. Intanto sì, Pirro ringrazia perché sta recuperando. No, Petrucci perde l'anteriore in ingresso della Rio, in ingresso di curva 4. Quindi purtroppo Petrucci perde anche la possibilità di lottare per il secondo posto, e sale sul podio almeno per il momento Michele Pirro, che ha Davide Gallina lì davanti. Sicuramente un attacco disperato alla fine arriverà, perché Davide Gallina alla quercia va sempre molto largo. Non capisco perché finisca lungo nella curva numero 8, particolare, sembra avere problemi in frenata, forse una frenata che è tardiva, arriva un po' in ritardo, però questo lo capiremo sicuramente dopo nel post gara, perché preparatevi, ci saranno tanti ospiti, tante discussioni di cui parlare. Attenzione, lotta con Davide Gallina e Michele Pirro che si scambiano le posizioni al curvone, mentre Andrea Saveri ha già terminato la gara. Noi ovviamente con la regia rimaniamo sul duello per la seconda piazza, con Davide Gallina che si infila all'interno, Michele Pirro incrocia la traiettoria, si riporta davanti, arrivano affiancati in curva 15, Michele Pirro è secondo, l'ultima curva per Pirro, Davide Gallina ci prova o non ci prova? Sì, va dentro Davide Gallina, il pilota Ducati prova chi sporse, che però andando sul cordolo perde l'anteriore, finisce a terra la propria gara, e Michele Pirro clamorosamente arriva al secondo posto, era quarto due giri fa, tra i due litiganti il terzo gode, Andrea Saveri, Andrea ZH vince la seconda gara consecutiva, Michele Pirro secondo, Danilo Petrucci termina in terza posizione, poi Davide Gallina, Pecco Bagnaia e Andrea Pirillo. Gara bellissima questa. Assolutamente sì Matteo, bellissima questa gara, soprattutto verso il finale,
chissà cosa sarà successo a Davide Gallina, perché in effetti molto anomalo questo comportamento della moto, cioè soffriva tantissimo di sottosterzo, evidentemente forse ha portato in surriscaldamento la gomma possibile. Abbiamo visto una gara praticamente bellissima fin dalla partenza, una partenza con Andrew che ha avuto qualche esitazione, Davide è riuscito a superarlo, poi un po' di bagarre, un po' di cadute e alla fine abbiamo visto questo spettacolo veramente straordinario. Diamo la linea alla regia, preparatevi perché tra poco interverrà proprio con noi l'amministratore delegato di Ducati, Claudio Domenicali. A tra poco! Siamo tornati dalla pausa e abbiamo a nostra disposizione l'amministratore delegato di Ducati, Claudio Domenicali, per un commento a caldo su quelle che sono state le due manche al Mugello e a Misano. Claudio, cosa ne pensi? Veramente bellissimo, bellissimo. Sono gare molto divertenti e devo dire che i ragazzi se ne sono dati alla grande. Alla fine i professionisti hanno fatto la differenza. Andrew si è visto, insomma, cioè grande mano, grande determinazione, però in qualche modo è stato bello vedere anche al Mugello Pecco al primo giro, comunque è stato della partita questa infilata che ha fatto, poi dopo ci ha messo magari, insomma, è stato un po' troppo irruento, no? Però devo dire che è bello in qualche modo vedere come anche in questi momenti qua ci possa divertire con questo e-sport, e questa Ducati Motorola e-Race ci ha dato la possibilità di vedere, se vogliamo, per la prima volta i professionisti del joystick con i professionisti di manubri insieme ci siamo divertiti. Andrea Pirillo magari è quello che è mancato un pochino, però è stato impegnato sulle due ruote, sulle quattro ruote, quindi non ci aveva preso la mano, ha bisogno di qualche, probabilmente, ora di lavoro in più sul simulatore. Quindi Ducati che è impegnata sia nel mondo reale sia nel mondo virtuale a pieno, al 100%. Io ringrazio Claudio Domenicali per questo intervento, questo commento a caldo nel post-gara. Direi che a questo punto la diretta passa alle premiazioni, alla cerimonia post-gara, nella quale Motorola darà i premi ai primi tre classificati, perché c'è una classifica, è stata una gara vera e propria. In questo caso avremo Michele Pirro, poi Davide Gallina e Andrea Saveri. Un grazie infinito a Claudio Domenicali e un in bocca al lupo per il futuro dell'azienda Ducati. Ciao a tutti e grazie anche ai piloti che ci hanno fatto divertire insieme, grazie ai ragazzi che sono stati con noi. Ci è raggiunti il direttore del brand del marketing Motorola, Roberto Gomez. Hello Roberto. Hello. Hello, pleased to meet you. Siamo nella cerimonia post-gara per quanto riguarda le premiazioni. Sappiamo che appunto Motorola è stata parte integrante di questo progetto, di questa Ducati Race, proprio per coadiuvare Ducati nell'organizzazione e poi per la premiazione dei primi tre classificati. In questo caso avremo Michele Pirro, il pilota, il tester Ducati, che ha all'attivo 7 titoli nel CIV e che corre gli appuntamenti del Mugello e di Misano con la Desmo 16 ufficiale nell'appuntamento mondiale. Pirro ha concluso questo evento, questa doppia manche, in terza posizione, third place for Michele Pirro with 9 points. What does Pirro win? So on third place for Michele Pirro, you will be amazed with your new Motorola smartphone. Powerful, fast, beautiful, just like a Ducati bike. Okay. Thank you so much. Perfect. Thank you, Michele. Thank you. Thank you so much.
Grazie Michele e complimenti ovviamente per la prestazione. Direi di passare al secondo classificato che a pari punti con Pirro ha il nome di Davide Gallina, pari punti 9 punti. Perché secondo? Perché in qualifica ha registrato una migliore prestazione, quindi aspettiamo che arrivi il pilota Ducati Pramac, che partecipa con lo stesso team nel MotoGP eSports. Siamo proprio con lui, eccolo qui. Ciao Davide. Eccoci, ciao a tutti. Complimenti per la prestazione, second place for Davide Gallina, eSports rider for Ducati Pramac. What does Davide Gallina win, Roberto? Congratulations, Davide. You just won the new Motorola Edge, where you'll also unleash the best entertainment of any smartphone at the speed of 5G. Thank you. You get the most immersive display with the most powerful stereo sound out there. Thank you. Grazie ancora Davide, poi vi ricordiamo che ci sarà una sessione di Q&A per quanto riguarda i piloti eSports, domande che potrete porre direttamente voi dalla chat. Grazie Davide, passiamo al primo classificato che prende il nome di Andrew Zatacca, Andrea Saveri, che con 2 vittorie, con 20 punti, vince questa Ducati Motorola e-Race, il pilota che poi tra l'altro si è dimostrato il più forte al termine del mondiale eSports della MotoGP, trionfando l'anno scorso con Ducati. Ed eccolo qui, Andrew ZH, Andrea Saveri. Ciao Andrea, mi senti? Ok, quindi ti sento. Tutto pronto? Prima posizione per te, 20 punti. Roberto, a special smartphone for Andrew. Of course, for the fastest. I'm sure you will enjoy the new Motorola Edge Plus, our new flagship device that will provide you the fastest speeds, the highest resolution camera, the loudest audio and the boldest display out there. Absolute everything for the absolute winner. Thanks a lot. For sure, I will enjoy. Can't wait for the next race and really looking forward to hear from our winners' experience riding the new Motorola devices. Okay, yes. Perfetto, direi che i premi vanno a rispecchiare anche quella che è stata l'organizzazione dietro l'evento e direi di ringraziare Roberto. Thank you Roberto. Thank you so much for joining us, il direttore brand and marketing che ci ha assistito alla premiazione e che ha rappresentato Motorola nella Ducati e-Race. Grazie mille a tutti ragazzi, vi ricordiamo che ovviamente i piloti per quanto riguarda il mondo reale saranno protagonisti di un'intervista, i piloti MotoGP insieme ad Andrea Pirillo, mentre per quanto riguarda i piloti eSports, Andrea Saveri, Andrew Zatac e Davide Gallina saranno protagonisti con noi nella parte finale della diretta con un Q&A, dove i protagonisti sarete voi che avete visto le due gare e l'evento dalla diretta YouTube. Grazie ancora a Roberto. Goodbye. Thank you very much. Ringraziamo Roberto Gomez, un grazie infinito anche a Ducati e Motorola per aver organizzato insieme questo evento, la Ducati Motorola e-Race. Non cambiate canale perché tra poco avremo i piloti reali e Andrea Pirillo per una sessione di interviste. Siamo giunti quindi alle interviste per quanto concerne i piloti di MotoGP, i piloti reali che hanno corso la Ducati Motorola e-Race e poi ovviamente anche per quanto riguarda Andrea Pirillo, il produttore di contenuti con 400.000 iscritti su YouTube, appassionato di moto e di auto. Partirei da Michele Pirro, quindi di nuovo ciao Michele, premiato, sei arrivato in terza posizione, premiato da Motorola, due gare virtuali sicuramente molto emozionanti. Domanda che riguarda il mondo, il contesto virtuale. Cosa ne pensi e soprattutto come funziona l'approccio? Come sei arrivato ad avere feeling con la moto virtuale? Ah, ciao a tutti, ciao ragazzi. Diciamo che è un mondo un po' particolare. Sono contento che il primo podio della stagione l'ho portato a casa, quindi grazie mille per questa questa esperienza. E un mondo virtuale completamente diverso, come dicevo, non, nell'ultimo periodo stando a casa mi sono appassionato un po' e che è abbastanza diverso dalla realtà, ma allo stesso tempo
devi dedicargli comunque l'allenamento come se fossi veramente un pilota che deve andare in pista. E oggi dai, mi sono divertito e dai, ci saranno altre occasioni volentieri, però speriamo di tornare presto anche a fare le corse nel mondo reale. Però complimenti a tutti, è stato bello seguire i due ragazzi Andrea e Davide, perché comunque loro sono dei professionisti per quanto riguarda il mondo virtuale. Dai, ci siamo divertiti. Ok, grazie tante a Michele Pirro, davvero è stato preziosissimo averti, è stato un piacere sentirti e vederti guidare in pista, seppur nel contesto virtuale. Speriamo che si torni nei tracciati reali il prima possibile, lo hai già fatto con i primi chilometri sul circuito di Misano con l'asfalto nuovo, detto ciò. Speriamo che poi si possa effettivamente vedere un Pirro, comunque i piloti reali, in entrambi i contesti quando tutto ripartirà, no? Perché è bello vederli anche tirarsi delle carenate su videogiochi, dove ovviamente le conseguenze possono essere molto più tranquille rispetto al mondo reale. Grazie ancora Michele. Ciao ragazzi, ciao a tutti. Sei stato gentilissimo, il pilota che è arrivato in terza posizione, e ora aspettiamo che tutti gli altri piloti che hanno partecipato a questa diretta possano alla Ducati Motorola Race ci diano le loro osservazioni, le loro opinioni riguardo il mondo virtuale. Abbiamo tra i piloti presenti Danilo Petrucci, poi Pecco Bagnaia, Petrucci vincitore del Gran Premio del Mugello del 2019, colui che si è costruito una carriera davvero gara dopo gara, stagione dopo stagione, Bagnaia che ha vinto il titolo Moto2 nel 2018 e che corre con Ducati Pramac. Inoltre avremo anche Andrea Pirillo, come detto in precedenza, grande appassionato di moto, di auto, comunque qualsiasi cosa abbia un motore, produttore di contenuti proprio incentrati sui motori nel suo canale YouTube. Ok, avanti il prossimo. Io abbiamo Pecco Bagnaia. Ciao Francesco, ciao Pecco. Ciao a tutti. Domanda sul virtuale che penso che per te, rispetto magari a Pirillo, sia un po' più gestibile, perché corri da tanto tempo nel mondo virtuale, sei veramente veloce per quanto riguarda MotoGP, ma anche tutto ciò che riguarda anche le quattro ruote. Come ti è sembrato correre con dei campioni e-sports? Le sensazioni, insomma, i giudizi che hai da esprimere? Allora, loro vanno nettamente più forte, ovviamente sono dei pro rider, quindi sono al momento inavvicinabili, però ci stiamo lavorando e dai, alla fine con le gare del virtuale che stiamo facendo anche noi di MotoGP ci divertiamo, stiamo imparando, ma al momento rimangono ancora dei mostri sacri del gioco, e trovo che comunque sia una cosa divertente, una cosa bella quella che stanno facendo, è 3 anni che c'è il virtuale, questo è il quarto, quindi sta crescendo anche quello, e penso che alla fine sia proprio una grande idea e abbiano fatto una bella cosa per poter far avvicinare un po' tutti al nostro mondo, anche sì, chi magari ha avuto meno possibilità per poterci arrivare. Una strada diversa che può portare comunque frutti importanti per anche soddisfazione personale. Esatto. Pecco, per il discorso livello, ti senti davvero competitivo o comunque pensi di avere il margine per arrivare, non so, un Davide o un Andrea? Ma sinceramente ci vorrebbe tanto lavoro e su MotoGP è molto complicato, perché ancora con il pad si fa un po' fatica, non è facilissimo, e sono più competitivo penso con le macchine, però dai, alla fine posso lavorarci e penso che, a parte dall'ultimo aggiornamento che abbiamo trovato una bella sorpresa questa mattina, dove ho fatto molta fatica nelle due gare, anzi sono caduto sempre, e penso che comunque lavorandoci ci si può arrivare, ma non quest'anno sicuramente, ma tra qualche anno. Ok, grazie tante Pecco, complimenti per le tue gare e ti auguriamo un grandissimo in bocca al lupo per quella che sarà la stagione sportiva. Speriamo possa partire il prima possibile, in teoria a luglio, vedremo se si confermerà il trend ideato da Dorna. Grazie ancora Pecco. Direi di aspettare Petrucci, siamo
con l'ultimo pilota reale che abbiamo nel post gara, nelle interviste post gara, ed eccolo qui, Danilo Petrucci, pilota Ducati Corse, e ha vinto il Gran Premio del Mugello nel 2019 in un bellissimo duello con Marc Marquez e Andrea Dovizioso. Danilo, innanzitutto complimenti per le tue gare, sei stato stoico nelle difese e negli attacchi, molto, molto aggressivo, ma è il tuo spirito, l'abbiamo visto nelle tantissime gare nel motorsport reale, e ti vorrei giusto una considerazione, un'opinione riguardo l'e-sports su due ruote, come ti sei approcciato, come sei arrivato ad essere competitivo e ad acquisire le tecniche per quantomeno essere a livello, essere performante? È sicuramente molto affascinante, perché come mi ci sono avvicinato fin da bambino giocavo con la PlayStation, dopo devo dire che da 10 anni a questa parte avevo un po' smesso, però ci ho sempre giocato, però devo dire che per giocare e per fare le gare virtuali è un semplice gioco, è proprio una cosa molto difficile, bisogna fare degli assetti, bisogna stare veramente, bisogna fare molti chilometri per capire come bisogna fare, e devo dire che ci vuole molto tempo, però ecco, bisogna impegnarsi, però ecco, preferisco sempre le gare, quelle reali. Beh, direi. E grazie tante Danilo, è stato un piacere commentare le gare con te, è stato un piacere anche intervistarti per la Ducati Motorola e-Race, e direi di passare ad Andrea Pirillo. Grazie ancora Danilo, ti rivedremo in pista, si spera, a inizio luglio con il Gran Premio di Jerez della Frontera, speriamo che tutto possa andare in porto. Ora aspettiamo Andrea Pirillo, il ragazzo che porta su internet, nel mondo dei social, la passione per tutto ciò che abbia effettivamente un motore, che sia 2, 4, 3, una ruota sola, e appassionato ovviamente anche di Ducati, nel proprio garage, come detto anche durante la telecronaca, un Hypermotard con un super scarico che sicuramente si fa sentire. Andrea eccoci, Pirillo. Ciao. Ok, ciao a tutti. Allora, sì, ho sentito che parlavi di una certa Hyper con un gran scarico, non so se ho sentito bene. Esatto. Tanta roba. E purtroppo tanta roba, adesso non stiamo sentendo per le strade, però in garage sicuramente si può sentire, dai. Sì. Perché... Ma guarda, basta che metti ovunque da qualsiasi parte tu abiti, o comunque basta che tiri fuori un orecchio dalla finestra quando accendo l'Hyper e mi senti, perché... Sono veramente soddisfatto dello scarico. Andrea, tu che rappresenti la nuova generazione, no? Sei sempre stato magari un po' più vicino ai videogiochi o comunque ai simulatori, all'ambito virtuale, deduco. Come sei entrato effettivamente a far parte ancora di più, in maniera più immersiva, negli sports, del mondo esports? Qual è stato il tuo processo? Sì, diciamo che io ho sempre amato i videogiochi, anche perché adesso ho 22 anni, quindi diciamo che tutte le PlayStation o comunque le console dei videogiochi le ho vissute, non sempre in modo così pieno come in questi ultimi 2 mesi, proprio perché mi piace fare un po' tanto e fare un po' tutto e niente in modo super verticale, ma in questi ultimi 2 mesi mi sono concentrato tantissimo per capire meglio come funzionavano queste nuove piattaforme, queste console, questi videogiochi online, che praticamente sembra di fare delle gare con i propri amici a distanza, e quindi un po' con le auto, un po' con le moto, in particolare con MotoGP 2020, mi sono allenato davvero davvero tanto per riuscire ad avere un livello, un minimo, diciamo entry level, ecco. Poi ovviamente l'allenamento non basta mai, quindi di conseguenza è proprio come mi piace pensare il mondo degli e-sport, come il mondo della vita reale, cioè all'inizio li vedevo molto lontani, adesso che li sto vivendo entrambi li vedo super super collegati, nel senso che e-sport è meno pericoloso, e l'unica differenza sostanziale è questa, fondamentalmente vabbè, fai forse meno fatica, però la cosa che ti
che ti prende tanto, come anche nella vita reale, nel mondo delle gare, è che tu veramente più giri, più ti alleni e più migliori. Quindi non è vero che non si può diventare un campione del mondo di eSport se i primi 10 giri o le prime 10 ore che stai giocando non ti è venuto il tempo, perché quello che ho scoperto è che più giri e più la probabilità che migliori si alza, ovviamente. Solo un videogioco, che sì, sia sì, chiaro questo concetto, diciamo. Sì, 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 bellissimo. Okay. Grazie Andrea, è stato anche per te un piacere averti tra la griglia di partenza, nella griglia di partenza della Ducati Motorola e-Race. E ci vedremo poi ovviamente con i prossimi appuntamenti sul canale di 400.000 iscritti, dove vengono pubblicati tanti contenuti riguardanti il motorsport, i motori in particolare. Grazie mille Andrea Pirillo. Grazie a voi, ciao a tutti. Ciao ciao, allora direi in questo caso di dare la linea alla regia, ci vediamo tra pochissimo con il Q&A, le domande fatte da voi per Andrea Saveri, Andrew ZH, pilota Ducati eSports, e Davide Gallina, pilota Ducati Prama eSports, quindi tra poco sarete voi protagonisti, ci vediamo tra qualche istante. Siamo giunti all'ultimo capitolo della Ducati Motorola e-Race, stavolta sarete voi ad essere inclusi per parlare con i piloti che hanno regalato spettacolo nel contesto dell'eSports, nel mondiale eSports. Abbiamo presenti insieme a noi i ragazzi che hanno corso il mondiale di MotoGP, Andrea Saveri, Andrew ZH e Davide Gallina. Quindi buon pomeriggio ragazzi, benvenuti nell'angolo del Q&A. Ciao a tutti. Ciao ragazzi, ciao. Innanzitutto vorrei invitare tutti i fan Ducati, tutti coloro che stanno guardando la live, a porre delle domande ad Andrea e a Davide per conoscere un po' di più anche i segreti di questo mondo virtuale che mano a mano sta prendendo piede, si sta sviluppando sempre più verso l'alto. To all Ducati fans, if you want to ask questions to Andrea and Davide, write in live chat. E partirei subito con una prima domanda per Andrea Saveri, Andrew ZH, okay, campione MotoGP Sports 2019 con Ducati. Andrea, Il processo che ti ha portato a vincere il mondiale nel 2019, quale e come è stato a livello fisico e soprattutto psicologico? Ok, allora, è un percorso che è nato circa 2 anni e mezzo fa per me, e il 2018 è stato il primo anno al quale ho partecipato al mondiale MotoGP Sport, e concludendolo con un terzo posto, quindi comunque per un rookie fare subito podio è stata davvero una grande soddisfazione. E poi ovviamente l'anno scorso ho cercato di riqualificarmi dando sempre al massimo, ciò è avvenuto, e quindi il mio obiettivo era sicuramente cercare di vincere il mondiale, visto che anche il format si era diversificato, perché non era più con semifinali e finale, ma con 6 gare diverse, con un totale di 3 eventi, con un punteggio uguale a quello del Mondiale MotoGP Reale. Quindi ce l'ho messa tutta, gara per gara, dando sempre il massimo in qualifica e durante le gare, appunto, e con 2 vittorie e vari podi, alla fine sono riuscito a lavorarmi campione del mondo. Ok. Passiamo a Davide Gallina, che è entrato nel mondiale eSports nel 2018, si è qualificato in quella stagione, che quest'anno, quando ripartirà, sarà presente con la maglietta sotto le vesti di Ducati Pramac, il team che cercherà di portare Davide al successo. Davide,
Qual è stato invece il tuo metodo per ritornare al livello altissimo dell'eSports? Come ti senti? Ti senti pronto? Ti senti carico per questa nuova sfida? Sì, sono veramente carico, poi soprattutto dopo la delusione dell'anno scorso, visto che non sono riuscito a qualificarmi ai draft solamente per 2 millesimi, ho continuato nonostante tutto ad allenarmi, a cercare di capire cosa non aveva funzionato l'anno scorso, e devo dire che non ho mai smesso di crederci, cercare di ritornare appunto nel mondiale è qualcosa di incredibile e ce l'ho fatta, soprattutto in particolar modo. Ringrazio molto Ducati Pramac per la fiducia ed è praticamente un sogno correre per loro appunto nel mondiale sport. Per me significa tanto, anche perché Ducati è un marchio italiano, correre per una casa italiana è qualcosa di speciale, è un grandissimo onore, e cercherò di dare il massimo per cercare di provare a vincere e anche portare a casa qualche bel risultato. Ok, vedo qualche domanda dalla chat, ci stiamo scaldando. Innanzitutto, Aleannese chiede, l'eSports si correrà ugualmente? Dovrebbe corrersi nel momento in cui Dorna si deciderà, deciderà insieme al governo spagnolo ovviamente di far iniziare il mondiale, perché doveva partire il 29 maggio, però poi effettivamente la pandemia e il lockdown generale ha bloccato un po' tutto. Comunque partirà il mondiale eSports. Vedo tante domande dalla chat, invitiamo tutti i ragazzi a continuare a porle, perché è interessante capire bene quali sono le emozioni e poi ovviamente anche tutti gli impegni fisici e psicologici che devono rispettare Andrew Zetac e Davide Gallina. Vado da Andrew. Giacomo Darold in chat ci chiede, le tue emozioni quando vi hanno comunicato che avreste corso con queste squadre? Prima Andrew e poi Davide. Beh, per me è stato un altro sogno che si è realizzato dopo essere diventato campione del mondo. L'anno scorso già partecipare al Mondiale Sport 2019 con Ducati è stato davvero una grandissima soddisfazione, perché comunque è il team che tifo fin da piccolo, sono un grandissimo fan, poi nato a Bologna, vivo a Bologna, insomma Ducati ha sempre fatto parte di me, quindi poterla rappresentare nel mondiale dell'anno scorso è stata una grandissima soddisfazione e ancora di più un grandissimo onore essere riuscito comunque a vincere il mondiale dell'anno scorso. Quest'anno ringrazio Ducati davvero per aver posto nuovamente fiducia in me, mettendomi comunque in veste ufficiale, quindi appena inizierà il mondiale spero davvero di potermi riconfermare campione del mondo, ce la metterò tutta come ho fatto l'anno scorso per vincere, e quindi non vedo davvero l'ora, speriamo che inizi presto appena comunque questa situazione finirà. Davide? Ah, per me è stato qualcosa di inaspettato, perché sinceramente avendo fatto 14esimo al draft magari ti aspetti che i team vadano a scegliere un pilota magari più in alto in classifica, e invece Pramac ha scelto me, è un grandissimo piacere, soprattutto non so un po' neanche cosa dire, perché comunque non me l'aspettavo, devo dire che hanno creduto in me e cercherò di ripagare questa loro fiducia cercando di portare in alto questa moto. Patrizia Cianetti in chat ci chiede, e chiede ad Andrew in particolar modo, meglio console o PC per giocare a MotoGP? Io inizialmente ero su console, solo console. Poi quando ho iniziato a giocare davvero competitivo, quindi più o meno a metà del mio percorso, no? Quindi più o meno a metà 2018, e sono passato a PC e tuttora sono su PC, perché comunque il gioco è più fluido in molti casi, ovviamente è normale come cosa, perché il PC essendo comunque più potente è normale che tutto ciò sia così, e poi ovviamente facendo anche gli eventi dal vivo, quindi le gare nei vari circuiti del mondo su PC, Lenovo, perché appunto è sponsor del campionato oltre che Ducati, è bene allenarsi lì per comunque avere un feeling molto molto simile rispetto a quello che si ha tra casa e appunto quando ci si trova in loco per gli eventi, quindi PC a mio parere, e mi trovo molto molto bene per ora. Davide, credo che la tua opinione sia abbastanza in linea con quella espressa da Andrea. Sì.
Io purtroppo non ho il PC, quindi è un pochino un handicap, visto che gioco al momento solamente su PlayStation 4, però quest'anno penso che non ci sia così tanta differenza tra le console a livello di tempi, però chiaramente un PC farebbe comodo, cercherò di attrezzarmi il prima possibile per cercare di essere in linea con gli altri. Costanza Selva, sempre dalla chat live di YouTube, per Andrea, Andrew e Davide Gallina. Eravate emozionati all'idea di gareggiare con i campioni della MotoGP Reale? Andrea? Assolutamente, assolutamente. È un sogno, è bellissimo comunque gareggiare virtualmente contro di loro, che ci emozionano comunque tutte le domeniche, no? Nei circuiti del mondo, regalandoci comunque grande spettacolo. E non era la prima volta per quanto riguarda me, perché comunque per le precedenti virtual race organizzate appunto da MotoGP per tutti i vari team, alcuni piloti di Ducati già li avevo sentiti, avevamo fatto qualche prova insieme, quindi comunque sapevo già un po' che cosa aspettarmi. Però fare comunque delle gare importanti, delle gare serie, è stato davvero molto bello, una grande soddisfazione. E assolutamente, ero un po' teso, no? Sapere che avevo Pecco, Petrucci, Pirro, quindi è stato bellissimo. Davide? Per me vale più o meno lo stesso discorso di Andrea, è qualcosa di indescrivibile, veramente emozionante poter condividere la pista anche se nel virtuale con i piloti reali, ci regalano sempre tante emozioni appunto dal vivo, come ha detto Andrea, e correre con loro virtualmente al suo perché, molto, molto bello e suggestivo. Poi, grazie anche a questo evento della Motor Valley che ha reso possibile tutto ciò, è stato qualcosa di veramente emozionante e bello. Hai avuto l'occasione di lottare con Pirro a Misano Sì. nell'ultimo giro, una gara molto particolare qui. Alla fine vi siete ritrovati l'uno a fianco all'altro e vi siete potuti divertire. Sì, ci siamo dati parecchie sportellate, siamo stati abbastanza attenti a non fare danni, a portare la moto fino al traguardo e ci siamo divertiti un sacco, veramente bello. Andrea e Davide, da Angelo Marino che conosciamo bene, il fascino dei pro player con le ragazze è lo stesso dei piloti? E allora, è un mondo che è appena nato, nel senso che è in via di sviluppo, e in particolar modo in Italia, secondo me, ha avuto molto un grande comunque sviluppo appunto negli ultimi 2 anni. Quindi è un mondo che piano piano si sta conoscendo sempre più persone, e speriamo che appunto il fascino diventi uguale, no? A breve anche. Davide, Sì, hai avuto già qualche conquista? no, assolutamente no. Anche perché magari trovare la ragazza giusta appassionata di motori non è semplice, quindi la ricerca si fa un po' difficile, ecco. Quindi c'è da lavorare. Ok, dai, ne riparleremo tra un po' quando Angelo si dimostrerà ancora curioso di porre queste domande. Sempre dalla chat, vedo altre questioni. Andrea Armellini. Come vi preparate alle gare? C'è un tipo di allenamento specifico che seguite nel modo in cui magari gestire il setup, gestire la pressione psicologica? Andrea e Davide. Allora, per quanto riguarda me, solitamente prima degli eventi dal vivo, più o meno il mio allenamento è abbastanza regolare, o almeno lo è stato comunque nel corso degli ultimi 2 anni, no? Dove ci sono stati gli eventi un po' più importanti. Ovvero che mi alleno quotidianamente, quindi tutti i giorni, però non in maniera eccessiva. Più o meno la media è circa intorno all'ora e mezza, non molto, perché appunto dopo un po' la concentrazione comunque si perde. Poi ovviamente c'erano alcune giornate dove avevo un po' più di tempo libero anche, quindi facevo 2 o 2 ore e mezza. Però l'allenamento, per quanto riguarda quello precedente a un evento appunto dal vivo, è molto vario, non è tutti i giorni la stessa cosa. Io diciamo che principalmente lo dividevo in tre diverse fasi. La prima, dove dedicavo alcune giornate provando i vari settaggi del setup per trovare comunque quello perfetto per quanto riguardava appunto qualifica e gara, e giornate in cui la dedicavo interamente a trovare comunque il giro secco per cercare di essere il più veloce possibile, a fare un tempo molto molto buono, perché appunto la qualifica non è lunga, dura appena 10 minuti, quindi si hanno davvero pochi tentativi. E ovviamente poi la terza fase, forse quella anche un po' più importante,
è quella di cercare di essere il più preciso possibile nel passo gara, il più costante possibile, sempre al decimo, e quello lì forse è quello un po' più impegnativo, perché appunto le gare erano all'intorno all'incirca di 10 giri. Davide. Io devo dire che rispetto al 2018 ho cambiato molto il modo di allenarmi, perché se prima magari mi mettevo lì 3-4 ore, ho capito che non serve assolutamente a niente, perché rischi di andare in, come si dice, in overtraining, e quindi dopo perdi la voglia di giocare, e quindi anch'io ogni giorno cerco di allenarmi un'oretta, un'oretta e mezzo, non tanto, magari cerco di girare quando ho voglia, e magari passano anche delle giornate in cui non gioco a MotoGP, appunto per staccare un attimo la spina e poi riprendere in mano il gioco quando ho proprio voglia. E per me funziona più o meno uguale. Ci sono delle giornate in cui mi dedico alla prova tempo e a cercare il time attack, e altre in cui provo le gare online, i vari consumi, il carburante che quest'anno è stato aggiunto ed è fondamentale, quindi capire anche come si comporta la moto. Ma chiaramente vado anche a capire quali sono i diversi setup da utilizzare, faccio diverse prove, sia online che offline, in prova tempo. E diciamo che questa cosa l'ho migliorata sempre di più e penso che qualche risultato si possa vedere. E chiaramente poi questa stagione è tutta da scoprire, ecco. Davide, riprendo da te, continuiamo con te. Alanese ci chiede dalla chat YouTube della live: se potesse cambiare qualcosa nel regolamento in sports, cosa andresti a toccare? Domanda molto interessante. Devo dire che io, magari non essendo particolarmente amante del giro secco, e tra l'altro anche un mio punto debole, perché lì davvero devo migliorare in qualifica, non sono abbastanza veloce. È proprio quello, è il format basato su un giro secco, però se ci pensiamo è anche giusto come format quello che c'è stato nel 2019, perché comunque si fanno tre tappe, in base al tempo che fai tu prendi punti, e quindi è il sistema di qualificazione più semplice e rapido possibile, diciamo, chiamiamolo così. E però sarebbe anche interessante in futuro magari avere una qualificazione con 5 giri, e in base a questi 5 giri viene preso il tempo totale, dove chiaramente il più veloce verrà posto in alto in classifica. Ecco, sarebbe interessante, così si vede anche il passo gara e la costanza di ogni pilota nel mantenere il ritmo alto. Andrea, secondo te il regolamento eSports è giusto o ha bisogno di qualche modifica per avvicinarsi alla perfezione? Io sono assolutamente d'accordo con Davide, la penso uguale proprio, e quest'anno è stato cambiato il format di qualificazione e migliorato secondo me rispetto agli anni scorsi, appunto facendo il tutto, dividendolo in tre tappe diverse e ovviamente andando a sommare i punti ottenuti facendo registrare i giri veloci secchi, cercando di stare appunto nella parte alta della classifica, e poi dividendo classifica europea e extraeuropea, e ottenendo appunto, prendendo per quanto riguarda l'Europa i primi 16 e per quanto riguarda invece l'extra Europa i primi 6, quindi secondo me è stato un format migliorato. E l'unica cosa sì che forse potrebbe andare a differenziarsi magari nel prossimo anno o nei prossimi anni è fare la stessa cosa ma con i passi gara, appunto, quindi mettendo un limite di 3 o 4 giri dove appunto il tempo totale registrato va appunto a scalare le varie classifiche, un po' come se fosse col giro veloce, quindi il giro secco, però appunto con il passo gara. E per quanto riguarda invece il format del campionato vero e proprio con gli eventi dal vivo, secondo me ogni anno viene fatto un lavoro sempre migliore. Basti pensare che nel 2018 era diviso in due semifinali e una finale, l'anno scorso in 6 gare con il punteggio, appunto, quindi un campionato vero e proprio. Quest'anno è uguale, appunto, però con 4 eventi, quindi secondo me sotto questo punto di vista è stato fatto e viene sempre fatto un grande lavoro. Sì, esatto, poi quest'anno purtroppo sia nel moto mondiale sia gli sport reali sia invece la maggior parte degli eventi virtuali sono stati un po' bloccati da questa pandemia, dalla quale dobbiamo rialzarci, e la situazione dobbiamo coglierla
Ducati ha applicato, ha iniziato questa campagna Race Against Covid, nella quale si può sostenere l'ospedale di Sant'Orsola, l'ospedale bolognese, cliccando nel link in descrizione e cliccando poi ovviamente nel link che viene aggiornato e viene pubblicato nella chat della live, oppure scansionando il codice QR nella live per chi sta guardando la trasmissione da PC o da televisore. Detto ciò, altra domanda che ci pone Anna Luisa Cara, una domanda riguardo all'ultimo aggiornamento. Cosa ne pensate, Andrea e Davide? Aggiornamento sulla fisica in questo caso, per quanto riguarda le moto. Allora, a me personalmente piace. Secondo me è stata migliorata rispetto a come era fino a qualche giorno fa, prima dell'aggiornamento, appunto. E si gira più lento, quindi più o meno i tempi si sono avvicinati molto a quelli che erano l'anno scorso e sono sempre un po' più veloci, no? Di quelli reali, però comunque rispetto a quello che era inizialmente MotoGP 20 è stato migliorato, appunto si gira più lento, bisogna fare molta più attenzione nella frenata, che era già stata migliorata molto rispetto all'anno scorso, adesso ancora di più, quindi sono molto contento di quello che è stato fatto e spero appunto che vengano sempre rilasciati nuovi aggiornamenti per cercare di migliorare sempre di più il gioco e di renderlo il più reale possibile. Per quanto riguarda l'aggiornamento della fisica, Davide? Sì, a me piace molto questo aggiornamento, in particolare perché prima non mi piaceva tanto la frenata perché la moto si fermava subito, aveva troppa potenza frenante, invece adesso l'hanno ridotta un po' e hanno fatto davvero un bel lavoro, a me piace un sacco, anche se devo macinare chilometri ancora, devo prenderci un po' la mano. Però per il resto sono stati fatti dei buoni passi avanti, il gioco è migliorato un sacco anche dal punto di vista grafico, peccato ancora un po' per la fisica che magari i tempi non si avvicinano proprio alla realtà, però diciamo è veramente difficile riuscire a riprodurre una fisica che sia fedele a quella della realtà perché noi appunto giochiamo con dei joystick, quindi si fa un po' fatica, ecco, ad avere un gioco che si avvicini al reale. Nicolò Ambrioni, la domanda che pone Nicolò è riferita ad Andrea Saveri, Andrew Zetac, campione MotoGP Sports 2019 con Ducati. Andrea, essere il campione nel 2019 ti ha fatto venire voglia di guidare una Ducati in pista? Salire lo stimolo, no, di guidare una vera e propria moto, non so, di qualsiasi tipo di categoria, a partire da una naked per passare a un supermotardo o una supersportiva in un tracciato come Misano, Mugello? Certo, certo, assolutamente. Tra l'altro questo ancora prima di diventare campione del mondo è sempre stato un sogno nel cassetto che ho fin da bambino, fin da piccolino. E per il momento, purtroppo, mi viene da dire, ci vado solo in strada, in moto, però è un sogno che prima o poi voglio realizzare e spero magari che quest'anno, appena si risolverà questa situazione, si potrà tornare alla normalità. Di riuscire a fare la mia prima volta in pista, perché sarebbe davvero una grandissima emozione, quindi lo spero davvero tanto e mi piacerebbe moltissimo, poi in particolar modo ancora di più ovviamente a Misano oppure al Mugello, che sono i due tracciati italiani e anche i due che preferisco, ecco. Quindi spero proprio di sì. Davide, invece, l'ultima domanda per quanto riguarda l'esperienza reale. Hai un qualcosa che ti stimola a utilizzare una due ruote in pista o magari anche solo per strada? Per strada purtroppo non ho la moto perché è abbastanza pericoloso, quindi preferisco magari avere la moto per andare a girare in pista. Okay. Per quanto riguarda le esperienze che ho fatto, io non ho mai guidato una moto vera e propria, sono andato parecchie volte a girare al Misanino con le ovale, che sarebbero le mini moto, e devo dire che mi sono piaciute parecchio, e me la cavo abbastanza bene per essere uno che non ha mai toccato una moto, dai, due tre pieghe le so fare, meglio nel virtuale però. Vabbè dai, c'è tempo per tutto. Sì.
Stanno arrivando delle domande, però purtroppo dobbiamo chiudere. Io vorrei ringraziare innanzitutto un grazie infinito a Ducati e Motorola. Ringrazio anche Motor Valley, tutti i piloti che hanno partecipato, a partire dai campioni della MotoGP, campioni del Moto Mondiale, per passare poi ad Andrea Pirillo e per finire, ultimi ma non ultimi, Andrew Zetac e Davide Gallina, che abbiamo ascoltato in questo Q&A molto interessante, che ci ha inserito maggiormente nel mondo virtuale per capirlo, no? 360 gradi, un mondo virtuale che si sta sviluppando ed evolvendo sempre di più. Ringrazio Alessandro Pietracatella dal regia, un grazie infinito ad Alessandro, e poi grazie anche a Pro2B eSports. Seguite, rimanete aggiornati con tutti i contenuti di Ducati, tutti i contenuti di Motor Valley, e soprattutto continuate a donare per sostenere l'ospedale di Sant'Orsola di Bologna. C'è il link in chat, c'è il link in descrizione, e poi potete anche scansionare il codice QR. Un saluto e un abbraccio da Matteo Pitaccio, buon sabato pomeriggio. Ciao a tutti. Ciao, ciao ciao.